Come potete vedere su questa schermata, non sono da solo, perché se seguite Masterchef sapete che a un certo punto della puntata c'è l'invention test, che sarà proprio quello che farò io quest'oggi. Sono arrivati i due cuochi che vedete alla mia sinistra e alla mia destra, cuoco Danielf e cuoco Hollywood, che hanno portato con sé i loro piatti. Però in realtà sotto queste cloche non ci sono delle carbonare o delle amatriciane, ma ci sono delle restrizioni che si vanno ad applicare alla rosa che potrò utilizzare in Weekend League. Restrizioni che verranno scelte rigorosamente dalla mia chat in live sulla piattaforma Viola e con la quale poi andiamo a fare la squadra che utilizzerò durante la Weekend League. In base al risultato ottenuto poi, la settimana dopo ci sarà il pressure test e in base a quello ci saranno tutta una serie di penalità che dovrò andare a scontare, che però non vi spoilerò. Detto questo, a breve andiamo a vedere quali sono le restrizioni. Chef Dunjolf ha portato con sé 3 nazionalità massime, 4 campionati massimo, 86 di valutazione e come bonus un'icona con 2 di piede debole attaccante. Mentre Chef Hollywood, 4 nazionalità, 2 campionati massimi, 84 di valutazione massima e l'ottimo Smerdon da dover utilizzare a TT. Io onestamente sono molto preoccupato da quella che possa essere la scelta, c'ho già una teoria sulla base della quale mi trovo a giocare col bronzino in attacco, ma lo scopriremo tra pochissimo. Le votazioni qua stanno procedendo, c'è un 66% al momento per Hollywood quando mancano praticamente pochi secondi con 91 voti. Se la porta a casa lo chef Hollywood, che quindi mi costringe a cucinare un piatto Smerdon come ATT. Warmerdam, devi andare punta, zio. Cioè, tu sei il nostro ariete, non puoi stare qua dietro. Allora, dietro il giropalla, devo dire, c'è. Devo dire che il giropalla lo posso accettare. Il problema è il davanti, che appena arriva sta palla davanti, secondo me è palla morta proprio. Oddio, un bolo! Warmerdam! No, ti prego. No, i filtranti con sta squadra, no, sei un disonesto. Bravo Stekelenburg! Vaffanculo. No! Che fa questo? Mi mescola! Ci piace quello, ragazzi. Warmerdam! Embolo! L'assist di Warmerdam! Siamo ancora vivi! Siamo ancora vivi! Debutto sfortunato questo per la compagine dei ragazzi di Warmerdam. Maledizione. Vabbè, ci posso stare però, lo posso accettare. Dobbiamo riscattarci, questa squadra tosta però. Va bene, 6 a 2, ma non è un problema. Avremmo meritato molto di più. Molto di più. Cioè, io vi giuro che squadre così forti quando gioco con la mia account non le trovo. Vai Malen, vai Malen, vai Malen. Ce l'hai? Vai da Embolo. Sì, Warmerda! Ci porta in vantaggio! Ci porta in vantaggio Warmerda, calma! 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 Acchiappa Rodrigo, acchiappa Rodrigo, acchiappa Don Rodrigo. Palla dentro, Neymar, la pareggio. La pareggio. No, 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 no Neymar, no Neymar. Bravo, Teze! Bello strong, cambia tutto. Le. Dagliela! Madonna, è partito Warmerda! Warmerda manda al bar Kim Mbappé, palla dentro, e il Embolo fuori gioco, perché andate fuori in gioco? Vabbè che questi ovviamente, essendo carte base, di rimpalli non ne vincono manco mezzo. Vai Neres, zio. Sì, Anthony! Embolo! All'83esimo! Embolo! Embolo! Teniamo sta palla, vada Neres. Ora dentro! Pato, era sempre lui! Era sempre Warmerdam! È la prima vittoria dei ragazzi. È la prima vittoria dei ragazzi, vamos! Questo contro ha una squadra fattibile, ce la possiamo fare. Lancialo! Lancialo, è solo Warmerdam! È partito! È solo, ha puntato la porta! Warmerdam! Suola! Ancora lui! Sul mancino! È un gol meraviglioso! Ancora lui! Ancora Warmerdam! Il football! Il football! Il football con la F! Sì, dentro! C'è ancora Warmerdam! E sarà 2! 1-2 devastante di Django Warmerdam! No! Stekelenburg così, la sella! La sella Stekelenburg! Che cosa ha preso lì da 2 metri? Zizek gliela ha buttata all'incrocio! Gira il numero, ancora Warmerdam, manda tutti a vuoto! Dentro! Embolo! Ma questo gol è meraviglioso ed è tutta opera di Warmerdam!
che porta a spasso la difesa. Dentro Neres. No, Anthony, madonna mia, c'è piedi al contrario. Però babbo qua, questo passaggio così non mi è piaciuto. No, Benzemoschi. Oh, guarda Zaccaria, che l'aveva mezza recuperata per una volta. Rodri. Calla, Agüero. Wormerdam. E solo Wormerdam, mentre porta con la palla. E solo 4, tripletta, porta la palla a casa. Ok, godo come un riccio. Vamos. Sono due di fila, vamos. Ulla. Dentro. Vada Malena. Embolo. 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 Sotto l'incrocio. 1-0. Calma. No, Benzema è partito. L'ha piazzata. L'ha piazzata Benzema. Mi fa pure il T-Rex. No, non mi fa le scivolate così. Va bene di Anthony. No, fuori gioco. No, ma era fuori gioco netto. Fatemi provare a recuperare sto game. Mancano 20 minuti, è difficile. I Wormerdam Boys stanno per affrontare probabilmente la loro terza sconfitta. Neres però ci prova. Neres! Subito! Vede il rientro, la palla dentro per Anthony. Anthony, serie di numeri. Anthony, 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 Anthony! Non ci credo, l'ha buttata fuori, come cazzo fa? Anthony, l'elastico! Anthony! E sono 3! La forza dei super sub! Non la può buttare più lì perché non... No, la palla è dentro, cozza! Ancora Stekelenburg! E fischia alla fine l'arbitro! Stekelenburg! Oh mio Dio, questa sarà una partita tosta. Arriva la sconfitta. Per 5-1. Ma non molliamo, la strada è lunga. Che abbiamo next? FC Mamene. Oh mio Dio, Pires. Questa potrebbe essere la nostra portata. Bello Goretzka. Se ne va bella sulla fascia. Male. Malena la Pugliese. Malena. 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 Serie di numeri. Dentro. Embolo. Tutto merito di Malena. Ma siamo in vantaggio. Embolo. Wormerdam. Subito. Si fa trovare pronto. E gli esulta anche in faccia. Bella Malena. Dentro. Embolo. Che assist di Malena! Embolo! È un colpo di classe che chiude il match. Arrivederci. Il primo quit di questa squadra. Lo sigla. Embolo. Vediamo questo che squadra c'ha. Oh mio Dio, ma che squadra c'ha? Ma mi può matchare sta gente? Niente. All'Aki l'abbiamo presa al culo questa. Ovviamente non mi incazzo, ma sono un po' incazzato. Ah, no, dai, però così manco a far così kickoff di Sanchez. Vabbè. Wormerdam. Il nostro eroe dove l'ha messa? Wormerdam. Ma guarda che vergogna di gioco. Questo usava non un assistito, ne usava 10. Malena. Vamos. Dai, ma che vergogna di videogame. Wormerdam. Sarebbe un epilogo incredibile se questo me la regalasse. Lì. Bembolo. Malena. Malena. Malena, siamo sopra. Wormerdam. Madonna, gli ha dato una palla al bacio. Per chiuderla. Dai suoi piedi, passa tutto. Inizia e finisce tutto da Wormerdam. Quittala. La quitta così. Ci portiamo a casa. Il livello 5. Ragazzi, da Chef Riberoschi è tutto. Ditemi se vi è piaciuto questo tipo di contenuto. Settimana prossima poi vedete il recap del pressure test, che non vi spoilerò ancora qual è la penitenza. Io onestamente mi sono divertito a farlo. Ho portato a casa pure un risultato discreto tra disconnessioni, il gameplay fracico che c'erano i toti e tutto quanto. Quindi a me non mi resta altro che salutarvi, ricordarvi in descrizione tutti i vari link. Un saluto da Riberoschi. Ciao.